Ragazzi belli, bentornati nel sesto episodio di Assassin's Creed 3 Remastered. Come avete visto nella scorsa puntata, abbiamo salvato questo ragazzotto qui con questo cappello abbastanza terribile, anche se è simile al mio, però il mio è molto più bello. Abbiamo parlato un pochino del nostro rapporto con il generale che abbiamo quasi ammazzato. Storia molto interessante, ti consiglio di guardare l'episodio precedente e tutti gli altri per seguire la storia al meglio. Non ti dico più niente, andiamo direttamente a parlare con Lee. Signori, penso di aver trovato la soluzione al problema. Anzi, l'ha trovata Odisseo. Odichi? È uno nuovo? L'eroe greco, ignorante. Ora vi spiego. Entreremo nel forte fingendoci amici di Silas. Una volta dentro scatta la trappola. Liberiamo gli schiavi e lo uccidiamo. Bene, bene. Mi piace. Bene. Iniziamo. Per prima cosa ci serve un convoglio. Voglio sarà qui a breve. Attacchiamo al mio segnale. Intesi, signore. Se non facciamo errori, li prenderemo tutti di sorpresa. Certo che la gente passa di fianco così, senza cioè, senza dire nulla. Dammi sto fucile. Ok, spariamo appena arrivano lì vicino, così si incazzano tutti e sparano tutti quanti. Che diavolo è? 3, 2, 1. Vabbè, ma raga, non ha ucciso nessuno, cioè. Ah sì, invece l'ho ucciso, perfetto. Uccidiamo tutti. Vai. Perfetto. Charles, tu e William sarete all'avanguardia. Tenete tutti lontano. E io invece? Tu e John ci seguirete a distanza e ci terrete d'occhio. Vi farò un cenno quando avrò bisogno di voi. Bubest! Siamo qui per te e i tuoi compagni prigionieri a Southgate. Liberami. Prima dobbiamo entrare. Non posso rischiare che qualcosa vada storto. Ti salverò. Te lo prometto. Tutte le notizie che vi servono sul posto. Sai niente degli affari di Silas? Sai quanti uomini ci sono? Che tipo di difese hanno? Ok, che non ci cioccano. Sappiamo. Deve essere importante per lui se ti ha fornito persino una scorta. Sappiamo questa divisa, ma la faccia è quella, non è che l'abbiamo mascherata. Signora, nemici in vista. Devo attaccarli? No. Li sistemeranno Jonathan e Thomas. Come volete. Sì, ma che. Vorrei che ti fidassi. Zac, zac. Anche se immagino che sia normale la tua differenza. Cosa vuoi? Sì, che comunque si vedono i corpi, se li lasciati in mezzo alla striscia dove non ci sono le piante. Che cazzo. A parte che vabbè non c'è nessuno, per carità, però. Ah, fatemi riconoscere. Dov'è il comandante George? Che significa tutto questo? È morto, zio. E mo? Addosso al nemico! Allora come si arrampica? Maledetti cani. Non fateli avvicinare. Ma no, sul cane. No, sul cane, ma sei scemo. E niente, dai, nasconditi, va, stupido. Ah, guardi carne presa.
In guardia, uomini! Voglio vederla prima che sai la... Ma certo. In guardia, uomini! Dite una sola parola e li faccio a pezzi. È un attimo. Sei nuovo? Chi è il tuo ufficiale? 3, 2, 1, addosso al nemico! Ecco che arriva l'oscura signora. Formidabili, aggiungerei. Grazie, ragazzi. Fermi! Ma quella mano? Buonasera, signore. Cosa volete? Consegna, Der Silas. Passate. Visto? Ti libero, come avevo promesso. Ora, se mi permetti di... Lasciala andare. Ma ci farà scoprire? No, non credo. Qual è il piano? Liberare i prigionieri e scappare. E Silas? Morirà. Morirà. Poverino, c'è rimasto un po' di merda quando se n'è andata quando così. Quando siate pronto. Libera i prigionieri senza farti scoprire, ok? Trova e uccidi il generale, gioca se si infurtivi da un angolo, perfetto, ok? 1, 2, 3. Bravo, zio. Ragazzi, buona fortuna. Allora, fatemi vedere un attimo, dato che lì c'è gente. Ma qua si poteva fischiare, vero? Se non sbaglio. Eh sì, si poteva fischiare. Oh, scemo. Eccolo. Vecchio, a te si sveglia come il paltan. Voi siete liberi, ragazzi. Occhio a non farvi scoprire, mi raccomando. Ma poi terribili queste cose. Cioè, stai tutto ingoblinito così. Mamma mia. Vai, ragazzi, andate. Go, go, go. Questo non è dall'angolo, ma ho dovuto ucciderlo per forza. Vai, ragazzo. Ma dai, ma quanti sono? Che... Mi sembrano felici. Dai, ragazzi, prima... Siamo noi a provocarli con... Ragazzi, scusate. Ok. È quello che vogliono farti credere. Che peccato. Le colonie dovrebbero essere opportunità, non fronti di guerra. Sì, bro. Sì. Vieni. Qua. Uno. Dai, che me ne serve un altro. Puttana troia. Oh, non si sono accorti di nulla. Sono proprio degli idioti, Alla fine che li ammazzo tutti. Oh. Guarda, ci sono ancora quelli seduti. Sì, un cazzo, cioè. Ok, in teoria se io fischio adesso. Vai, eccolo. Rapido. 3. Fatto. Intanto questo lo uccido. Intanto i tipi lì non si muovono, ok. Quindi mi basta ammazzare questo e buttarlo qua di fianco. E andare vicino a questo. Soldato! Let's go! Comunque Ethan tira pugni ai lucchetti per aprirli. Ok. Ora, dov'è il generale? Un'ora di tranquillità, non chiedo altro. Invece vengo svegliato dopo 10 minuti da questo chiasso infernale. Esigo una spiegazione, ed è meglio che sia valida. Cosa? Com'è potuto succedere? La mia preziosa merce è libera? È inaccettabile! State certi che avrò la testa dei responsabili, ma prima sistemiamo questo disastro! Chiudete il forte! Uccidetelo, prova a scappare. Non mi importa se è uno di noi o uno di quelli. Chi si avvicina alla porta verrà subito ucciso. Ci siamo capiti? Mamma mia, però devi dormire un po', eh.
Sì, te fa bene, te vado a dormire un fio. Respingeteli! Andate, Ida! Cosa devo fare? Perché non posso muovermi? Ma... no, adesso mi fa incazzare sto gioco. Trovo uccidi il generale, ma... chi era? Qual era? Indietro, Fetch! Non ci avrete! Easy. Io, signore! Tranquilli, non vi lascio qui, vi do una mano. Questo è ciò che Boston ha da offrire. Per forza i francesi vi spaventano. Per l'ordine! Per l'ordine! Let's go, raga, non avete capito niente. Pa, uccidi tutti, vi ammazzo tutti. Oddio, perché sono scappati quelli, scusa? Bello. Il mio intento ovviamente era quello di... Eccolo là! Benjamin! Fermate l'intruso! Lieto che siate qui con noi! Serve aiuto! Indietro, duri doverne! Quello di fare tutto al 100%, ma... ma non l'ho neanche ucciso io! Vabbè. Tu chi sei? Mi hanno stilato la kill. Voi. Non mi conosci. Ma scommetto che voi due siete vecchi amici. Ti ho fatto una promessa, Sayla, se intendo mantenerla! Bello. Beh, diciamo, è scusato. Gli hanno quasi tagliato il c***o, vi dirò. Ci sta che li abbia sparato, si è vendicato. Dai, Ethan, che già lo vuole. E ora che succede? L'aspettiamo. Non ci vorrà molto, immagino. Sono passate settimane da che abbiamo liberato quei Mohawk dalla prigionia. Speravo che il loro capo ci avrebbe contattato, ma finora tutto tace. Gli uomini sono nervosi. Vogliono sapere che cosa li aspetta e non ho una risposta. Soltanto Lee resta attivo. Lee? Segue le tracce, sebbene vaghe. Si aggira per le strade e perlustra i boschi vicini sperando di imbattersi in uno di quelli che abbiamo salvato. C'era anche una donna quella notte. Fu lei a trarre in salvo tutti gli altri. Ecco, se la trovassimo, credo che avrei delle risposte. Così osservo e aspetto, sperando che la mia vera missione possa infine avere inizio. Boston. Ora è inverno, quindi mentre parlava ha detto che sono passate delle settimane, ora sono passati mesi, perché comunque era... Oddio, a meno che non sia stato autunno durante la missione di prima, però vabbè. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo lunedì con un altro video e martedì con il prossimo episodio di Assassin's Creed. Spero che questa serie vi stia piacendo. Come vi ho detto all'inizio, vi consiglio di guardare anche gli episodi precedenti, giusto per capire tutta la linea storica. Vi rilascio tutti quanti in descrizione. Lascia un like, un commento, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda sempre di attivare la campanella, così ti arrivano le notifiche e non ti perdi più nessun video. Spero che mi sposto, sennò mi spingono.